dell'eleganza era il Dernier Gris. E poiché la moda, nonostante la sua asserita frivolezza, sembra essere una convinta sostenitrice delle austere teorie sui corsi e ricorsi storici, le nostre belle signore la prossima primavera indosseranno vestiti che, con i debiti adattamenti, si rifaranno alla linea dell'epoca del Charleston. Lo hanno decretato le grandi sartorie parigine, che qui presentano i frutti delle loro ponderose meditazioni. Tipica di questo ritorno al passato la foggia dei cappellini. Per quel che riguarda le tinte, dominerà il blu con le sue molteplici sfumature. Per finire, due abiti per sera, raffrontati con un modello di 30 anni fa. Come si vede, analogia sì, ma sino a un certo punto. Sempre a Parigi, è uguale l'argomento. Cambia soltanto la cornice. E non si tratta di una cornice da poco. Siamo infatti negli austeri ambienti della Comédie Française. Il pur temporaneo insediamento della futile dea dell'eleganza tra le nobili pareti non ha mancato naturalmente di provocare le più accese e polemiche reazioni. Si è giunti a parlare di profanazione dell'arte e di inqualificabile affronto. Gli organizzatori della manifestazione hanno replicato che le gentili spettatrici della Comédie debbono pur vestire e che nell'interesse dell'insigne teatro è opportuno che vestano bene. Comunque sia, per la cronaca diremo che la rassegna si svolge sotto l'egida delle più note fabbriche di seta di Lione, le quali, dando prova di sublime disinteresse, suggeriscono per le prossime soirée estive abbondantissimi drappeggi, manco a dirlo in seta. Cambiano i tempi, ma la vanità femminile sfida immutabile i secoli. Questo sembra voler dire Voltaire con il suo sottile sorriso.